Motta Sporting Petara diventa quasi una classica di promozione C. Anticipo, quarto turno, squadre di nuovo di fronte a 3 giorni di distanza dalla Coppa in 15 giorni. 3 vittorie di fila per lo Sporting, una delle quali in Coppa proprio sotto il Castello, firmata Palazzolo nell'andata dei 16esimi di mercoledì. Torna Bonaccorsi in prima linea, fuori De Carlo, Scuderi titolare al centro della difesa per lo squalificato Giacone. Sugli spalti si accomoda pure Luigi La Rosa, appiedato per un mese, dirige l'orchestra Sanzio Sabatini dalla panchina che registra la prima dell'esterno Ennio Padalina. Nel Motta fuori Paone, Siciliano e Messina, centrocampo da reinventare per Giuffrida. Fischietto a Montevergine di Ragusa in un sabato pomeriggio soleggiato e ventilato. Palazzolo, cronometro che segna il terzo minuto, allarga per Oliveri, alza il traversone lunghissimo in agguato Flavio Boccaccio. 1-0 Sporting Petara, non si smentisce il numero 10 giallo-blu, segna di nuovo dopo la perla da calcio d'angolo con Villafranca. Stavolta il premio al gol è un gran lavoro di posizione, tocco morbido col sinistro a cercare il secondo palo, montante interno e rete fulminea. Sporting ancora in avanti, Palazzolo sottile molto incerto, Bonaccorsi in pressione, attenzione, doppio braccio, sempre lo stesso da parte di un difensore del Motta, rigore non visto da Montevergine, vane le proteste di Bonaccorsi. Attenzione al liberissimo Stancampiano da sinistra, apre per Vitale contro traversone, Scuderi allontana, Stancampiano guadagna metri, campanile, pronto a uscire Cirnigliano, attenzione, clamoroso. Eccesso di sicurezza del numero 1 Sporting, un pasticcio, pareggio insperato del Motta, infortunio di Cirnigliaro che si trascina la sfera dentro la rete. Siamo alla mezz'ora 1-1, ingenuità ma anche sfortuna pagati a caro prezzo. Regalino pesca in corridoio Di Stefano, il giovanotto lavora un buon pallone da destra, alza lo sguardo, vede in corsa Palazzolo, sinistro, mix di potenza e precisione sottile, miracolo, applausi per entrambi. Finocchiaro, pochi spazi per lui e allora incarico di fornire assist ad Oliveri che riesce a trovare di nuovo Boccaccio, stavolta il Motta si salva, altra occasione di peso per i pedaresi, 1-1 spogliatoi. Al rientro si inizia con lo sguardo sempre rivolto alla porta di sinistra, sono stavolta i padroni di casa a proporsi, Stancampiano, tosto, Montalto, in orizzontale per Vitale, corpo a corpo con Gennaro, scarico veloce su tosto, Cirnigliaro attentissimo, poi liberano i gialloblu non senza difficoltà. Bonaccorsi, e la palla incollata tra i piedi, trova lo spazio per tirare fuori. Boccaccio in posta, si incrocia con Palazzolo, al limite dell'area di rigore Finocchiaro, potente destro, pallone di poco sopra l'incrocio dei pali. La rosa dalla tribuna chiama tutti avanti, dentro Michalizzi, fuori Di Stefano. Si apre però una voragine in mediana, ma Esano fa quel che vuole, il terminale tosto, tutto solo, clamorosa, palla gol per il Motta. Dall'altra parte a sorpresa da fuori Palazzolo, trova però l'esterno della rete. Finisce al minuto 31 la partita di Capitan Finocchiaro, la rosa si affida alla freschezza di Toscano. Vitale alza lo sguardo, vede Tosto che scatta sul filo dell'offside, Tosto, incredibile! Terza occasione in poco meno di 25 minuti, Sporting Petara graziato. Regalino riesce a uscire con maestria dalla propria tre quarti, lungo per Palazzolo, fa fuori un avversario, sventagliata a sinistra per Bonaccorsi, arresta la sfera, ne salta uno, un altro, va in linea con la porta, destro velenoso, Lorenzo, Bonaccorsi, 2-1 Sporting Petara, 7 al termine, palpitazioni al comunale di Motta, è tutta un'altra storia rispetto alla Coppa, ma è giallo-blu. Anche in questo caso vanno in corsia di sorpasso sull'avversario di turno. Primo gol in campionato per Bonaccorsi, secondo complessivo dopo quello di fine agosto nella prima del Memorial Siino. Una rete da attaccante consumato.
Montalto da 30 metri fa girare il destro, Cirnigliaro! Pieno riscatto del numero 1 che vuole cancellare lo sfortunato episodio. Nel recupero Costanzo per Scuderi, ultima mossa di La Rosa. E al triplice fischio di Montevergine, il primo a correre verso Umberto Cirnigliaro e Salvo Campanella, seguito da tutti gli altri. La vittoria rincuora e lo Sporting Pedara vince a Motta anche di sabato. Terza vittoria di fila in campionato, quarta complessiva. 9 punti e primato in condominio almeno per 24 ore con Masca Lucia, Aci Sant'Antonio e Aci Catena. Queste ultime due oggi in casa. Questa è la classifica dopo 4 giornate ai vertici. Senza dubbio una classifica relativa. E adesso testa e gambe allo Sporting Via Grande. Ma sicuramente questo è un campo ai limiti della praticabilità, perché è troppo arido, secco, neanche acqua c'è stata opportunità di avere un campo un po' in condizione migliore, ma questo diciamo va per tutte e due le squadre, però il gioco chiaramente viene falsato e di solito chi applica un gioco più tecnico o ha giocatori un tantino più tecnici è evidente che hanno qualcosa su cui puoi recriminare, però noi altri diciamo che in questa settimana due volte siamo riusciti a espugnare questo campo, quindi è una vittoria particolarmente sudata, dove parecchie squadre qui faticheranno a vincere o a fare il risultato, soprattutto per anche l'organizzazione del Motta, che ha saputo tenere testa a noi altri, quindi si è trovato purtroppo un inconveniente che capitano a tutti i portieri, e quindi non ci sono state altre pericolosità, se non alla fine una svista della difesa ha lasciato il loro centravanti a tu per tu con il nostro portiere, ma insomma ci sta anche quello, azioni ne abbiamo fatte pericolose anche noi, il risultato mi sembra abbastanza giusto. Abbiamo visto alla fine tutti andare a abbracciare Cirnigliaro, questo insomma significa che è una grande famiglia, perché insomma un errore ci può anche stare durante una partita, il primo campanello, poi tutti quanti hanno fatto capannello attorno al portiere. Lei di fronte a queste immagini che vedremo e rivedremo nel corso della settimana, cosa si sente di dire? Ma anch'io quando sono rientrato negli spogliatoi a fine partita la prima cosa è stata quella di andare a rincuorarlo e dirgli che non è una preoccupazione prendere un gol in quel modo, perché sono cose che succedono, sono successe ai migliori portieri della Serie A, della Nazionale, immaginiamoci nella nostra categoria, sono cose che possono sicuramente capitare, quindi la squadra si è riunita attorno, è un bel gruppo che man mano che giochiamo va sicuramente a crescere. Buonaccorso è stato diciamo freddo e nell'esecuzione diciamo che non si è lasciato influenzare dalla paura di sbagliare, quindi l'ha messo con cinismo dentro e freddezza. Questo è un ragazzo che sicuramente ci darà parecchia soddisfazione durante il campionato. Lo spirito è quello battagliero, sportivo. Non regaleremo niente a nessuno e quindi sabato prossimo ospiteremo il Via Grande e noi puntiamo decisamente a vincere la partita. Noi non giochiamo per pareggiare, per subire sconfitte eccetera. Mi dispiace sempre, ritorno alla prima partita che non meritavamo assolutamente di perdere, quindi saremmo stati quantomeno imbattuti, ecco, un pareggio forse in quella partita era più giusto. Abbiamo fatto sicuramente un bel primo tempo, abbiamo cercato di sfondare al centro un po' come eravamo preparata,
Abbiamo trovato un bel gol con Flavio, abbiamo avuto qualche occasione. E, sì, loro hanno fatto questo gol un po' particolare, ma anche vero, fra sole e vento, penso che anche l'appoggio del terreno è un po' particolare. E, il secondo tempo invece è sicuramente stata più combattuta, noi abbiamo letto male due o tre situazioni di palla libera e loro hanno avuto delle occasioni importanti, non so se era fuori gioco, ma se il guardalino alza la bandierina era giusto che le occasioni fossero limpide. E poi insomma Lorenzo, che cercava con grande determinazione questo gol visto che veniva dalla squalifica, è stato molto bravo a trovarlo. Che cosa è successo in quel momento sulla linea di centrocampo quando abbiamo visto i due uomini saltati con questi lanci lunghi? Il Motta aveva capito forse che c'era qualche problema. Ma secondo me ci siamo poi allargati, un po' allungati, forse per demerito mio, perché abbiamo cambiato sistema di gioco, siamo stati da rombo a giocare con le tre mezze punte per cercare di vincere, loro hanno avuto più spazio, quindi più tempo per giocare questa palla libera. La linea è rimasta un po' a metà, forse Umberto è rimasto un po' troppo dentro la porta, loro sono stati bravi a trovare questa palla buona dietro la nostra linea, la somma di queste cose ha creato queste occasioni e meno male che insomma non le hanno concretizzate. Una domanda che riguarda Scuderi, come l'hai visto oggi il luogo di Giappone squalificato? Damiano bene, è un 2000, si allena, quasi non ha saltato allenamenti dal 3 agosto. Quindi era preparato per affrontare questa partita. Patalina? Sì, Ennio, l'integrazione è buona perché conosce già praticamente tutti i grandi di questo gruppo, è un esterno dall'ottimo piede, e ha l'esperienza per giocare anche centrale e la capacità di cross anche per giocare un po' più alto, oltre al suo ruolo naturale che è di esterno sinistro basso.